Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come configurare il drone economico che ho assemblato qualche tempo fa. Se vi siete persi il video ve lo lascio linkato in descrizione. In questo periodo ho testato a fondo il modello per valutare bene BlueJay, il custom firmware che ho installato negli ESC. Dopo vari test posso dire che BlueJay fa bene il suo lavoro e non mi ha dato nessun problema. Il modello vola bene e gli RPM filter funzionano correttamente. Prima di iniziare vi ricordo che per alcuni settings bisognerà collegare la batteria al drone, per questo motivo è obbligatorio rimuovere le eliche, perché non si sa mai che i motori possano avviarsi per un qualsiasi motivo. La prima cosa da fare è il bind tra radio e ricevente, su questo drone ho usato un FRSKY XM Plus. Iniziamo facendo un nuovo modello sulla radio. Dopo andiamo su internal RF e scegliamo XGT di 16. Se avete ACCST di 16 o solo di 16 non cambia nulla, l'importante è che ci sia almeno di 16. Se avete una multiprotocollo andate in internal RF e scegliete multi, FRSKY X, poi di 16. Anche in questo caso quello che conta è avere di 16. Quindi premiamo bind. Scegliamo canale 1.8 telemetry on e premiamo invio. Sentirete questo suono. A questo punto premiamo il tasto bind sulla ricevente e l'alimentiamo tramite USB. Poi lasciamo il tasto e premiamo enter sulla radio. Adesso togliamo e rimettiamo l'alimentazione dalla ricevente. Come vedete LED verde, il bind è andato a buon fine. Se non si riesce a bindare potrebbe essere un problema firmware o se avete un multiprotocollo un problema di fine tune. In descrizione vi lascio un paio di tutorial su come risolvere i problemi del bind. Dopo aver fatto il bind passiamo a Betaflight, la prima cosa da fare è scaricare il configurator, vi lascio il link a questa pagina in descrizione. Scorriamo verso il basso fino a trovare l'elenco per i vari sistemi operativi. Io ho Windows, quindi scarico questo. Dopo aver installato il configurator e collegato la scheda alla porta USB, posso connettermi. Io direi di iniziare aggiornando il firmware del Flight Controller in modo da avere l'ultima versione di Betaflight disponibile. Ho già spiegato in un video specifico come fare, quindi se non sapete come aggiornare il firmware di questa scheda fate riferimento a quel video. In ogni caso vi ricordo che il target esatto è iFlight Sussex 6 e F4. Andiamo in port e attiviamo Smart Audio nella UART 1 e Serial RX nella UART 2, visto che ho collegato la VTX nel TX1 e la ricevente nell'RX2. In configurazione nel protocollo ESC attivo D-Shot 300, Bidirectional D-Shot e 14 polimotore. Questi settings servono per attivare gli RPM filter, per farlo però è necessario aggiornare anche gli ESC, dopo vedremo come fare. In receiver scegliamo Serial Based Receiver e nel menu a tendina sotto S-Bus. Qui RSSI analogico deve rimanere disattivato, altrimenti va in conflitto con quello dell'XM Plus. Gli altri feature attivo Telemetry, Air Mode, OSD e Dynamic Filter. Sebbene l'XM Plus non disponga di telemetria, questo parametro va attivato lo stesso per visualizzare la telemetria negli occhiali FPV. Qui seleziono RX Lost ed RX Set per attivare il buzzer sia da switch sia quando perde il segnale. Power and Battery va bene con le impostazioni predefinite. Su Failsafe l'unico parametro che ho modificato è il tempo di attivazione dello Stage 2, portando questo valore a 10. In questo modo lo Stage 2 si attiverà con un secondo di ritardo, facendo in modo che il modello non si disconnetta a causa di micro Failsafe che ogni tanto possono capitare. Sul tuning andiamo a modificare la pagina dei filtri in modo che lavorino al meglio con il bidirectional D-Shot e gli RPM filter che abbiamo attivato su configurazione. Ok, qui assicuratevi di impostare il gyro e il notch esattamente come li vedete qui. Attivate il gyro e RPM filter lasciando le armoniche a 3 e la frequenza a 100. Per quanto riguarda il notch filter portiamo la percentuale a 0, il notch Q lo mettiamo a 200, il minimo a 90 e il massimo a 350. Queste configurazioni sono necessarie in quanto attivando gli RPM filter liberiamo il notch filter dal controllo motori, quindi lo impostiamo per filtrare il rumore su frequenze più basse. In receiver verifichiamo di avere corrispondenza col movimento degli stick.
perfetto, è tutto ok. Se notate che il movimento è invertito, cambiate Aether 1234 in Tire 1234 o viceversa. L'RSSI Channel varia a seconda della ricevente che avete usato. Per l'XM Plus qui bisogna selezionare RSSI AUX 12. Nelle modalità di volo ognuno le sistema come preferisce. Io uso l'ARM nell'AUX 3, il Buzzer ed il Turtle Mode nell'AUX 1 e il Pre-ARM nell'AUX 2. A prescindere da quali e come li sistemate, il mio consiglio è di usare almeno questi che vedete a schermo, perché sono fondamentali nell'utilizzo del modello. Passando su SD, sistemiamo i valori che vogliamo sugli occhiali. Personalmente preferisco non avere troppi dati a schermo, quindi lascio solo l'essenziale. RSSI, carica batteria, nome modello e gli allarmi ben visibili al centro. Ora dobbiamo caricare la VTX Table degli Shinty X805 che ho usato per questo drone. Come vedete io l'ho già messa, ma vi faccio vedere i passaggi su come fare. Per prima cosa andiamo su questo sito e scarichiamo la table, come sempre ve lo lascio linkato in descrizione. Clicco qui per scaricare la table. Ora apro il documento di testo e copio tutto il contenuto. Vado su CLI, incollo e premo Enter. Ok, come vedete la table è caricata. Molto bene, abbiamo finito. In questa parte del video vi ho fatto vedere tutto quello che era necessario configurare per queste esatte componenti. Le parti di Betaflight che ho saltato significa che vanno lasciate così con i valori predefiniti. Ora passiamo all'aggiornamento degli ESC installando il custom firmware BlueJay. Grazie a questo possiamo attivare gli RPM filter su ESC BLLS come quelli che ho usato in questo drone. Attualmente il configurator non verrà più aggiornato e gli upgrade e le configurazioni degli ESC andranno fatte tutte online attraverso il sito eskconfigurator.com. Se comunque avete bisogno di lavorare offline potete scaricare lo stesso il vecchio configuratore. Ed eccoci sul sito eskconfigurator.com. Come vedete l'interfaccia è grossomodo la stessa di vari configurator standalone. Come sempre quando si tratta di aggiornare gli ESC è obbligatorio rimuovere le eliche, quindi mi raccomando in questa fase assicuratevi di stare senza. Colleghiamo la LiPo e il cavo USB. Ok, possiamo connetterci e fare read setup. Come vi dicevo, ho già installato il firmware per verificare che funzionasse bene, cosa che vi confermo. Comunque vi faccio vedere lo stesso i passaggi sovrascrivendo la stessa versione. Iniziamo cliccando Flash All. A questo punto scegliamo il firmware BlueJay. Il target degli ESC è fondamentale lasciare quello che vi rileva il software. Versione scegliamo l'ultima disponibile, al momento la 0.14. E per quanto riguarda la frequenza PWM, trattandosi di un 5 pollici, dobbiamo scegliere 24. Quindi clicchiamo su Flash per far partire l'aggiornamento. Molto bene, aggiornamento completato. Per quanto riguarda la direzione dei motori ho già verificato e su questi ESC dobbiamo mettere Reversed, Normal, Normal, Reversed. Sull'ESC Configurator non c'è altro da fare, possiamo disconnetterci. Perfetto, queste erano le configurazioni base per rendere il modello pronto al volo. Grazie a questi settaggi il drone volerà in maniera discreta e senza troppi problemi. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.